lo Befalo Summer Party, io li vedo in chiaroscuro, sperando che non siano tifosi della Juve a questo punto. Ho messo ora dell'attore Francesco Testi, ciao, innanzitutto benvenuto, charmante come non mai, eh? Fatti dare un'occhiata. Reda, Giulia, come vuoi che ti chiamo a questo punto? Reda per sempre. Applauso per sempre. Lei è questa testimonial di Ania sposa, con abiti, tu mi hai riferito che la tua prima e unica chance sarà? Certo, lei, per forza. Così, lei, Ania sposa è Impero Couture, bravo, e Impero Uomo, perché non so se hai notato il cartellone di lì a grandezza originale, 1,90 m, c'è la faccione mia. Comunque, posso dirti una cosa? Visto che siamo in confidenza, qua non ci vede nessuno, stai in forma, stai veramente in forma. Poi io tra l'altro sono uscito dalla camera e ho detto, ma non è che era una festa in bianco? Ah, porca puttana, aspetta, ce l'ho la maglietta. Beh, c'è anche il sorriso, dai. Poi io in bianco mi sono portato lei, quindi va bene, no? Giustamente. Senti, poi diciamo, questa donna così delicata, raffinata, che tu l'hai sempre definita bella e struggente, ha avuto anche un effetto terapeutico sul tuo percorso di vita? Vero, così deve essere per i compagni e le compagne di vita, no? Devono dare un miglioramento caratteriale, psicologico, un equilibrio. Stare insieme vuol dire anche compensarsi e darsi supporto, no? Ma Reda, quando hanno affibbiato quella parte del Valentino, la leggenda, hai pensato a lui, secondo me, sul set? Ci mancava solo lui? Beh certo, lui manca sempre, no? Quando non c'è, ovviamente. Quando parli di bambini africani mi fai sempre commuovere, una voce per Padre Pio, mi fa entrare nel monitor, il televisore, io guardo quel ragazzo, come riesce a essere con quella giusta sensibilità e come far emozionare il pubblico da casa. Oltretutto mi prendo la palla al balzo, perché il 13 di luglio, quindi a breve, ci sarà su Rai 1 la raccolta fondi Una voce per Padre Pio, quindi invito tutti i tuoi telespettatori. Anche il numerino che devono... Il numerino è attivo tutto l'anno, quindi lo posso dire anche oggi, è 45531, Una voce per Padre Pio Onlus, per sostenere i bambini disgraziati che stanno in Costa d'Avorio, in altre regioni africane di cui si occupa questa associazione, dove io tra l'altro sono stato e ho potuto toccare con mano poi quello che loro realmente fanno e come spendono i nostri soldi che doniamo. Quindi continuate a donare, 45531. Senti Reda, io l'ho visto ultimamente con delle mesh, ma ti piaceva o era esigenza di copione? Ma dove l'ha vista? Ma le mesh? Ho visto dei film biondi, ho visto un art stylist, si è divertito, è vero. Allora sono quelle cose che dici, sì. facciamo due colpi di luce che poi tanto tu vai in giro e dici che hai preso il sole, no? Esatto. No, a parte gli scherzi, io considero che sono biondo cinere, adesso mi vedi leggermente più scuro perché mi sono impestato di prodotto, se no mi vengono i capelli come gli Harlem Globetrotters, perché sono molto riccio e ho tanti capelli, quindi diventano così. Altrimenti d'estate abitualmente mi si schiariscono, quindi questi ciuffi qua li vedi sempre più chiari. Io da piccolo ero biondo come questa giacca. Chiudiamo, il primo che mi capita, che ti fa venire in mente? Il primo che mi capita, teatro. 10 anni, puoi ritornarci su? Se tornare indietro, non lo so, se tornassi indietro lo farei comunque, perché sì, è stata una bellissima esperienza, 36 repliche al Parioli, tanta roba, il teatro formativo. La trasmissione, i protagonisti, il tuo saluto guardando in camera. I protagonisti, con il protagonista vero della serata. Esatto, un salutiamo, super protagonista. Mandiamo un bacio. Grazie ragazzi.